Volevamo tranquillizzare tutti i buonisti e i difensori dell'ordine pubblico che si tratta di vernice lavabile e con un po' d'acqua va via. Ora che abbiamo l'attenzione anche di queste persone, insomma, pensavamo fosse invece un po' più importante magari riuscire a parlare, ecco, di quella che è la figura di Cristi. Perché avete fatto questo gesto? Si è fatto questo gesto perché crediamo sia inaccettabile che il popolo siciliano debba essere costretto a vivere in delle città in cui ci siano delle vie, delle strade, addirittura delle statue intitolate a soggetti come Crispi, che ricordiamo Crispi essere uno dei più grandi massacratori del popolo siciliano. Crispi è colui che ha gestito e ordinato la repressione, per esempio, del movimento dei fasci dei lavoratori, che ha visto decine e decine di morti, tra cui donne e bambini. Un movimento tra l'altro importantissimo, appunto, che è uno dei primi movimenti che ha messo al centro le questioni del lavoro dignitoso, della terra, del diritto dei contadini ad avere una vita dignitosa. È un'azione che si lega, diciamo, anche alla festività, alla ricorrenza dell'Unità d'Italia. Assolutamente, perché mentre dentro le istituzioni in giorni come questi si celebrano questi personaggi, il popolo siciliano invece pretende che strade, piazze e statue dedicate a Crispi, a Bixio, a tanti altri personaggi del genere vengano immediatamente rimosse per invece dedicarle a personaggi che si sono spesi e hanno lottato per questa terra. Quindi chiedete un revisionismo storico e toponomastico? Assolutamente sì, pensiamo a Maria Acchipinti, pensiamo appunto alle donne dei fasci dei lavoratori, pensiamo a tantissime persone che invece si sono spese, hanno lottato e spesso hanno dato anche la vita per questa terra, e non a questi personaggi che invece non hanno fatto altro che massacrare il popolo siciliano.